Dunque, io non so, Mario, tu sapevi che Paolo Ghisoni aveva scritto un libro, no, è vero, cioè la Giovane Italia, quindi c'è anche insomma questa visione. Giovane Italia? Sì, la voleva chiamarla Giovine, però mi sembrava troppo. Però allora, ha detto che c'era Mazzini prima di lui. Esatto, allora, insomma, sì, il mazziniano Paolo Ghisoni ha scritto un libro molto interessante, perché è una guida anche per tutti coloro che vogliono sapere qualcosa in più dei giovani. A proposito di Simone Andrea Ganze, il figlio del nostro Maurizio Ganze, dice: la finalizzazione è impressionante, più di destro che di sinistro, trovando la porta come pochi. Lo recito. Ma Paolo, dimmi se sbaglio. Allora, aggregato la primavera ha avuto una crescita esponenziale. Allora, innanzitutto c'è una differenza. Alla fine spazi importanti, pur essendo. Epifanio, è finito? Posso dire una cosa? Oh. Allora, fine intelligenza al servizio dei movimenti, è un almanacco. Prego, è un almanacco. Io non scrivo. No, è un almanacco, libro. Infatti. Almanacco. Vabbè, detto libro, perché... il libro è una cosa molto più importante. Io non ho le qualità per poterlo fare. Vabbè. La seconda cosa è che quella scheda l'ha compilata Stefano Nava. Ecco, fantastico. Quindi vuoi scaricare tutte le responsabilità su Stefano. Meriti, onori e oneri. Il figlio di Maurizio. Scopriamolo meglio nel servizio. La rima era assolutamente non voluta. Il soprannome di tuo padre all'Inter. Segna sempre lui. No, meno male, perché è l'ABC questo. Sì, 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 sì. Ma ti dà fastidio o ti fa piacere? Che cosa? Il fatto che ti chiedano l'autografo. No, mi fa piacere. Mi fa piacere. Vuol dire che comunque è il mio sogno da quando sono bambino, quindi adesso mi arriva la gente, anche magari i bambini, che ti chiedono l'autografo, comunque... mi inorgoglisce sicuramente. Un milanista che sopporta il papà che gioca nell'Inter? No, ma infatti io prima del Milan io tifavo soprattutto papà e avevo come mito, perché io da piccolo facevo il portiere qua a sinistra e facevo il portiere e avevo come idolo Gianluca Pagliuca. Avevo fatto il provino all'Inter, era andato molto bene, mi stavano per prendere, però quando ho saputo l'interessamento del Milan non stavo più nella pelle. Io, essendo tifoso milanista, ho preferito andare al Milan. Cioè, abbiamo rischiato un caso Balotelli all'inverso. Sì. Ah, ma tu c'entri qualcosa? Cioè, al di là del fatto che gli occhi sono lucidi e ti commuovi, anzi vorrei fare un esperimento, Stefano non ha figli, ma tutti gli altri sì, un'inquadratura parlando magari 10 secondi, parla di tua figlia, Mario, parla di tua figlia 10 secondi, Martino. Ma lui, me l'ha raccontato. No, mi dispiace, io ero in nazionale, ti dirò anche, quindi sono anche scappato dalla nazionale per vederlo, scappato, chiedendo a Sacchi la possibilità di andare a Genova a vederlo nascere. Sono andato via dalla nazionale, sono partito da Firenze, sono andato a Genova, ho ripreso il taxi, sono tornato a Pisa, stavamo partendo per le qualificazioni di campione del mondo del 94 in Estonia. Ma quindi, Sacchi, allora, perché lui era sempre in raddoppi. Allora lui, per non sbagliare, ne ha messo due nomi. Perché non... Quindi Paolo è una cosa... Non dire sciocchezze, Paolo. Okay. Allora, comunque volevo chiudere con queste due parole. Simone, annusa il gol, lo sente, flirta con la porta avversaria, pescandola con buona continuità. Posso essere io o Nava? E Simone è lui, è Aulico. Continua a scaricare su Nava. Pubblicità.